Allora, ragazzi, dovremmo quasi esserci live. Mi sta sfarfallando tutto, aiuto! Non è il mio ufficio, ma no, vabbè, disastro. No! Sfarfalla il monitor. Aiuto, aiuto, aiuto. Ragazzi, io spero che voi mi vediate perché ha iniziato a sfarfallare il monitor dello Zili. Che cacchio è successo? Devo tenere l'adattatore in mano. Spero di essere live. Spero di essere live perché ho. Cioè, adesso. Magari nelle storie Instagram vi faccio poi vedere cosa sta succedendo. Ma in realtà l'audio lo sento, il video lo sento. I vostri commenti un po' poco, ma li vedo. È arrivato il mitico Zili, quindi. Zili, disastro! Vieni a vedere il tuo monitor cosa sta succedendo. Cos'era? Guarda. Ma è possibile? Non lo so. Ma sei già in live? Sono già in live e se stacchi lì mi sballa tutto. Oh. Bene. Cavolo allora. È cavo, è cavo. Vabbè, speriamo che regga. Ragazzi, speriamo che regga. Voi incrociate le dita. Qua, Ciao a tutti comunque. ragazzi, Andrea Ciao. Zigliani, super youtuber di mountain bike. E si capisce da quello che c'è alle mie spalle. Sono qua da lui perché sono venuto a provare una bicicletta. Tra l'altro la mia maglietta è uno spoiler. Bicicletta che tra l'altro è sotto embargo e quindi non possiamo farvela vedere, ma la vedrete domani sul suo canale che ne sa e se volete la approfondite sulla tecnologia anche sul mio canale che non ne so, ma le provo, mi sto divertendo un casino. Andrea qua continua a sfarfallare come se non ci fosse un domani, Sì, ma ma adesso adesso ne se togli il cavo succede un disastro andiamo. No, totale, totalissimo. Totalissimo. ok. Non so che cavo sia. Vabbè. Vabbè, comunque ci dicono dalla regia che siamo live. Qualche commento riesco a leggerlo. Forse tra un flicker e l'altro. Ciao Alfonso, ciao Luca, ciao Jalal, ciao King the Time, ciao a tutti. Si preannuncia una live interessante perché poco presenterà. In teoria, beh, oddio, diciamo che è sempre così, quindi anche questo giro probabilmente dei best buy. Ti do una mano. Grande, grande, Ci grande, sono i commenti grazie. lì. Ho qua i commenti giusto sul telefono del grande Andrea Zili. E niente, 5 minuti al live, 1 minuto e 23, no, si è bloccato. Che è successo? Aiuto, no, sta andando. Ok, mamma mia. Andrea, questa postazione Non so, va. si Solo vede che con gli adesso, estranei con gli un po' estranei, stia a giustamente funzionare. sente il padrone, sente che. Ma chi è che mi sta usando oggi? Quindi un po'. No, oh, guarda. Aspetta, Ha bisogno di un attimo aspetta, aspetta, di. un attimo di. Quindi Andrea, super simpatico, andate a seguirlo sul suo canale, ovviamente Andrea Zigliani. E qualcuno ti sta salutando, vedi? Si è visto il OnePlus verde. Cosa c'entra se ha visto il OnePlus verde? No, qua no. A parte che non ce l'ho, ma no. Oggi parliamo di Oppo, sei agitato. C'ho l'adrenalina di aver fatto un bel trial con Andrea. E quindi siamo scesi, siamo saliti. Abbiamo pure rotto la catena, ma l'abbiamo riaggiustata grazie al meccanico. Perché Andrea dovete sapere che ha dei trascorsi da ciclista quasi professionista. Sì, semi-pro, sì. Semi pro. Dilettante, che è un po' la categoria un po' strana in Italia, che in realtà non esiste, però diciamo che è elite senza contratto. Ah, ok. Sì. E quindi comunque ne sa e sa anche fare il meccanico, riparare le bici, è veramente Sì. un Ne so di grande. più di mountain bike Ne comunque. sa di più, lì ne sa tantissimo, anche molto più di me. E anche di telefoni, tra l'altro, perché comunque è un appassionato di tecnologia, fa FPV, ma sta iniziando la conferenza, quindi concentriamoci perché, ripeto, oggi saranno presentati dei telefoni veramente, veramente interessanti. Oh, che bello, c'è anche il sottotitolo in italiano così riusciamo a seguirlo alla grande. Fatemi sapere se sentite troppo alto o troppo basso il volume mio rispetto a quello della conferenza. Magari alzo un pelino quello della conferenza. Ciao Kevin, lui è il capo globale di Poco. E ovviamente dicono sempre che sono tutti eccitati, sono sempre fantastici, sempre super super gasati, ma è così. Purtroppo il volume generale non posso alzarlo più di così, sono già al massimo. Cercherò di urlare un pochino di più. E vi ricordo
ricordo che, vabbè, adesso racconterà come stanno andando sul mercato, come stanno evolvendo le cose e quanto stanno vendendo, ma vi ricordo che Poco non è più un brand di Xiaomi, ma è un brand a sé stante, quindi i telefoni sono Poco e basta. Ovviamente monta la MIUI, ma sono due famiglie separate, tant'è che alla fine di questa diretta mi collegherò direttamente con il brand manager di Poco, che risponderà alle nostre domande. E sta facendo un po' di storia, quindi Poco F2 Pro, che sapete è uno dei miei best buy, Poco X3 NFC, anche lui al prezzo che si trova adesso è assolutamente un telefono super super interessante. Voglio capire, oggi in teoria dovrebbero presentare due telefoni che sono l'X3 Pro, quindi non l'NFC ma il Pro, non l'NFC ma avrà l'NFC, almeno così si dice, e poi il Poco F3, quindi il nuovo super top di gamma. Allora, sta raccontando che hanno riprogettato completamente il sito e l'hanno messo online da... Oh, ragazzi, poi con Poco i giochi di parole si sprecano, da Poco. Quanto costerà? Poco, perché di solito Best Buy di Poco. E stanno raccontando che hanno lanciato la Poco Community a novembre dello scorso anno. E oggi nuova interfaccia e probabilmente studiata per anche smartphone. C'era un'applicazione, sì, infatti c'è il logo del Play Store e quindi c'è l'applicazione per chi vuole aderire alla community di Poco. Se volete diventare moderatori della community di Poco, hanno aperto le iscrizioni per questo posto. E ragazzi, fidatevi, da ex smanettone che adesso non ha più tempo di smanettare troppo, stare nelle community dei brand, soprattutto quelli emergenti, è veramente fico, perché magari a volte vi arrivano in anteprima le ROM, magari riuscite a smanettare, magari riuscite a farvi anche amici internazionali, insomma mettete un piede dentro che è interessantissimo. 13 milioni di telefoni Poco, quindi voglio dire, non è un numero da poco. Non ti preoccupare, cioè, è così, oh, ragazzi, è Poco e quindi non valgono poco, vedrai, capirai durante la presentazione che valgono tanto. E l'X3 NFC, che andrete a sapere è un mio best buy, ha venduto 4 milioni di pezzi in 7 mesi, che non è assolutamente male. Quindi loro su cosa puntano? Beh, già te lo dico, Andrea. Rapporto qualità-prezzo sono tra i best. Allora, tutti dicono che ho volume basso, però allora, facciamo una prova. Provo a staccare il microfono, così mi sentite volume più alto, volume uguale. Io devo mettere, mi sembra uguale. No, provo a staccare le cuffie, così il volume è sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Quindi provo a avvicinarmi un po', forse non ha preso le cuffie, il microfono. Aspettate un attimo, scusate, sto provando, ragazzi, siamo live. Ma se provi a cambiare l'uscita, perché forse magari non ti ha preso l'uscita del microfono. Forse non mi ha preso l'uscita del microfono delle cuffie, aspettate un attimo. Non vorrei che tu stia usando il microfono. Allora. No, fai qua, fai più. Sì. Cattura audio entrata. Ok. Di predefinito microfono Intel, sarà questo secondo me microfono Realtek Audio, anche secondo me. Aspetta che c'è un altro MSI, dovrebbe essere quello, vediamo un po'. Così ragazzi, ditemi se adesso mi sentite meglio. Sì, forse sì, perché un volume un po' più alto lì, però mi sa che non sentite più l'audio del desktop. Vabbè, fatemi sapere se mi sentite meglio adesso. Implementazione delle performance, quindi più prestazioni di questi telefoni. E l'anno scorso sull'X3 NFG c'era il 732G come processore.
Dovete sapere che Poco è sempre avanti nell'utilizzo dei processori, cioè utilizza sempre l'ultimo processore di Qualcomm, solitamente prima che lo utilizzino degli altri produttori. Quindi mi aspetto delle novità anche da questi telefoni che presenteranno, quindi con delle performance particolarmente interessanti. E infatti stanno proprio dicendo adesso che lanciano il processore 8,60 su uno smartphone, quindi sull'X3 Pro a questo punto immagino tanta roba perché non è l'888, ma è praticamente un processore che è un pelino più in basso dell'865, che era il processore top di gamma di Snapdragon dell'anno scorso, ma probabilmente un po' meno energivoro e anche un po' meno caro. E sono proprio curioso perché un X3 Pro con l'860, vedete qua la comparazione appunto con l'865, quello che vi dicevo, la struttura è la stessa, il processo produttivo è sempre a 7 nanometri, quindi super veloce, super efficiente, con la GPU, quindi la scheda grafica, sempre Adreno della serie 600, quindi la serie top, però dovrebbe essere più ottimizzato nei consumi e sicuramente uno step evolutivo rispetto alla serie 7, che era il 732, che equipaggiava, cioè equipaggia ancora l'X3 NFC, quindi bella scelta di Poco. Tra l'altro qualcuno, Massimo, ti scrive: ciao Zili, devi provare la Specialized Turbo Livo M5 Comp 2021 perché è una bomba. Ragazzi, ve Ok. lo spoilero, l'ho comprata, quindi te la presto, no? Mi sa che abbiamo delle misure un po' Un po' la diverse. taglia forse. Qualcuno scrive: costa poco ma vale tanto? Assolutamente sì, adesso assolutamente sì, cioè in teoria sì, ma vedremo poi quando annunceranno i prezzi. Come vedete, Poco punta sempre tanto 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 sulle spec, sulla potenza, e infatti tranquillamente fa girare a 50 fps anche quando ci sono cose stressanti che stressano la GPU. E vabbè, il motore per l'intelligenza artificiale, ma questo ormai sono tanti bla 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 del marketing. Voi sapete cos'è l'intelligenza artificiale? Sono degli algoritmi, dei calcoli matematici. Ovvio che io ho un processore che fa i calcoli matematici, magari quelli più dedicati all'intelligenza artificiale, quindi a capire cosa vuole fare l'utente, ho un telefono più veloce, però intelligenza artificiale uguale algoritmi, processore veloce, 7 nanometri uguale molto bene anche in quell'ambito. Questo è il valore AnTuTu e già capite dove si vuole posizionare Poco, proprio tra gli smanettoni, perché abbiamo seguito tante conferenze stampa ultimamente, ma quante sono state così nerd, cioè così puntate sull'AnTuTu, sulla potenza, sulle spec, poche, e qua vi fa capire che proprio si vogliono posizionare in quell'ambito, cioè nell'ambito proprio delle specifiche e dell'ambito nerd. Occhio che nell'Ottaver dovresti essere tu, cioè qualcuno ha speso 5,49 € per dire che mi scippi il telefono. Grande Mattia, grazie dei 5 euro, sempre ben accetti. Ma vabbè, dai, potevi risparmiarli dall'inbeneficenza. Comunque, grazie. Avete fame? Anche noi abbiamo fame. Comunque, stanno ancora raccontando delle differenze hardware dei vari componenti, cioè delle prestazioni più che altro, i componenti di questo. Che però non l'hanno ancora detto, il nome del telefono. Noi lo sappiamo perché i leak ne sono usciti tanti, però dovrebbe essere appunto X3 Pro e poi dovrebbe arrivare anche un F3. Marcello che dà del genio a Matteo. Joe K ha un AMOLED, questo non lo sappiamo ancora, aspettiamo un altro. Marcello mi dice che no, Nellotaver non è lui, è uno YouTuber. Però non è lui. No, No, lui è Andrea Zigliani. è Tavernello comunque. È È vero, Tavernello. bello. Come guido la barca e Sì. remo la barca e guido la Vespa. Ti dico così perché quando, vabbè, dai, una storia lunga, poi un giorno te la racconterò. Va bene. Attenzione perché memorie UFS 3.2. Andre, ma uno che non è così addicted come te, tutti sti numeri, ma dici chi sti cavoli? Oppure dici ma anche che palle? Un pochino magari te ne accorgi, insomma, da un telefono base a uno, diciamo, di fascia medio o alta, insomma, quando cominci, apri Instagram, apri Facebook, io ad esempio uso magari l'app di Insta360 per modificare un po' i video,
Poi apro Snapseed per modificare le Ma foto. Insta 360 riesce a far girare sul tuo raggeddone? Sì. Fantastico. Sì. Giustamente a biker usa un telefono super Sì, rugged. perché sennò mi durerebbe. Allora, qualcuno scrive: meglio un AMOLED 60 fps o un IPS 120? Io sono per l'AMOLED 60, sinceramente. Poi se DPS di qualità ci sta, però preferisco l'AMOLED. RAM 8 GB, quindi fino a 8 GB. Mi immagino che ci sarà una versione da 6 GB e una da 8 GB. E poi appunto 256 DFS UFS 3.1, quindi tra l'altro memoria DDR4x, quindi comunque memoria RAM molto molto veloce. Ma grazie Mattia, 2 euro per dirmi che mi stimi un botto. Grazie, apprezzo, ma davvero, come se, cioè, non c'è bisogno, ragazzi, veramente vi apprezzo tantissimo, anche se non donate in chat, ma donate magari in beneficenza. Save the Children, ve la butto lì se volete proprio fare un'opera di bene. È il successore dell'F2 Pro, non lo so, stiamo guardando insieme. Batteria 5160 mAh, quindi con l'860 ci può stare i 2 giorni di durata. Io spero nella carica rapida, più che nella wireless, che vabbè, interessante la wireless, ma sicuramente la rapida è quello che fa la differenza, perché Andre, cioè, caricare un telefono 5000 mAh col carichino, quello da è lunga. lunga. Quindi speriamo almeno in un boh 25 watt, spero almeno. Sì, perché il wireless alla fine boh. Il wireless è un po' lento, poi scalda la Sì. E batteria, poi non non gli puoi fa bene. usarlo, cioè devi tenerlo E poi devi tenerlo appoggiato. lì, bravo, Sì. appoggiato, che va bene quando vai a letto, magari appoggi lì, Sì. però e poi appoggi, si carica, si smette di caricare quando lo prendi, non fa benissimo la batteria. Cioè, io sono dell'idea che massimo 80%, minimo 15%, in quel range col cavo è la cosa migliore. Attenzione, perché Concordo. l'ha detto, guarda, 33 watt addirittura, 33 watt di carica in box, e specificano adesso tutti in box perché Apple purtroppo ha lanciato questa brutta moda di non mettere più nella scatola il caricabatterie, anche se loro dicono per tutti abbiamo un caricabatterie e quindi magari ti compri il tuo caricabatterie con le spec che vuoi tu e non rompere le balle, però allora toglimi quei 50 euro di prezzo. Vero. Samsung l'ha fatto, cioè ha tolto il caricabatterie ma ha tolto il prezzo, invece Apple no. Qui un riassunto delle specifiche che mi sembrano interessanti. Io farei a questo punto parte il toto prezzo, perché è così nelle mie live, c'è cioè il toto prezzo. Quindi Snapdragon 860, quindi quasi top di gamma dell'anno scorso, 5000 mAh di batteria, 6/8 GB di RAM, 256 GB di UFS 3.1, Creative, quindi si parla di, immagino, fotocamera. Qualcuno dice, Christian, subito il prezzo sarà basso perché ovviamente si sa che i poco partono, po costano poco. È Ok. così, è tutto poco, tranne le prestazioni che sono tanto. Ma loro lo sapranno che in Loro lo italiano. sanno che in italiano è un po' così, però vabbè. Quindi si parte dai 299 di Luca Russo e Gregorio Spotti fino ai 599 di Simone Novelli. Conoscendo poco è troppo. Cioè, non i 299, secondo me sarà 299, Perché se è 349 una sarà quel cassetta di una prezzo. bici. Questa è una cassetta di una bici. Secondo me hanno visto che c'eri tu qua e hanno detto: in onore di Andrea Zigliani ci mettiamo una Sicuro. bella cassetta con un po' di rapporti di una bicicletta. Però questa non è mountain. Questa mi Ah, sembra è una è una prova prova della luce, foto, della ok. fotocamera, perché la fotocamera è da 48 megapixel, la principale. E poi la secondaria me la sono persa un attimo, mi pare fosse 8 megapixel grandangolare, e poi c'è la 2 più 2. 2 più 2 inutili, te lo dico subito, Andrea. Tu Dici? quando vedi 4 cam, 2 macro e 2 bokeh, è come se non c'era, però il marketing impone di dire che ha 4 cam, mentre l'importante è la grandangolare che c'è e la principale 48 megapixel, che, cioè, tu sai, nelle presentazioni ti Sì. mettono Sì. sempre delle foto che dici, cioè A non è che volte posso. ho anche dei dubbi che l'abbiano fatte Esatto, a volte davvero. hanno sgamato qualcuno a fare foto Sì. con altre, con reflex invece che col telefono, poi dopo è cambiato un po' perché è facile sgamare con la Beh, sì. tecnologia, e quindi alla fine in teoria adesso le fanno tutte con le cam del telefono. Allora ti direi, per me la fondamentale è la grandangolare, perché facendo selfie così, poi quando arrivo Assolutamente. al per 10, per me è abbastanza inutile. Sì, la tele per le foto che facciamo, che fai tu sulla mountain, sì, forse è più interessante la grandangolare che c'è ed è da 8 megapixel. Pietro dice che per lui invece la wireless è fondamentale per la ricarica.
ci sta, punti di vista. Beh, magari anche in auto poggi il Esatto. telefono e lo ricarichi. Sì, quello sì è comodo. Vitali scrive che Oppo, no, che poco ha alzato l'asticella. Sì, perché c'è un altro brand che si chiama Oppo, Oppo poco, poco, Oppo, alla fine ci fa un po' di casino. E eccolo qua, Poco X3 Pro e ha questa funzione video clone. Cos'è questa funzione video clone? Questa potrebbe essere interessante per noi che facciamo video su YouTube. Ah, ok. Vedi? Riesce a memorizzare lo sfondo, memorizza prima la scena che fai da una parte, poi la puoi riproporre mentre registri la scena fatta dall'altra. Cioè, questa scena qua è fatta con una persona sola e è una feature carina. Sì, dai, Cioè, sono ci quelle sta. feature che c'hai e dici, guarda, che c'ho sta roba, la fai una volta nella vita e poi non la userai mai più. Sì. Funziona così, no? No, con gli amici quando arrivi al Esatto, bar e con gli dici. amici, esatto. Non forse non è il periodo per andare con gli amici al bar, però Però insomma. la feature c'è. Dual video, quindi possibilità di registrare con cam anteriore, cam posteriore, diciamo nello stesso momento, e questa è una feature comoda. Per noi poi che lavoriamo con i video così è figata. Allora, camera frontale 20 megapixel, foro nel display. Purtroppo non ce li ho. Purtroppo non ce li ho, Andrea. Di solito quando ci sono questi live riesco anche ad avere il telefono a questo giro, non ce l'ho da far vedere, quindi sono ancora più curioso come voi e scopro man mano feature su feature e mi sembra che abbiano lavorato veramente in maniera interessante e mi aspetto anche un super prezzone da poco. Qua riassunto delle specifiche, quindi 4 cam, principale 48, 8 megapixel grandangolare, 2 macro e bokeh, 20 megapixel la cam anteriore e poi quei particolari che si possono fare con i video grazie al software e design. Sì, è vero, lui ha detto che il Poco X3 NFC era un telefono con un design molto particolare, ed è vero, è così. E questo speriamo che sia altrettanto carino perché era molto carino il Poco. Ecco, la scritta forse un po' too much. Questi brand, diciamo, soprattutto quelli emergenti che vogliono piazzarsi ste scrittone tipo Supreme, sai che fa figo, no? La scritta Supreme sul telefono, però Poco in Italia non fa proprio fighissimo. Vabbè, comunque c'è una scrittona con un texture body, dual texture body, quindi anti-fingerprint, quindi anti-ditate. Però io rimango sempre per la cover, sai. Lo so, io invece la odio, quindi tre colori, Metal Bronze, Frost Blu, Phantom Black. Frost Blu è il mio preferito, anche l'X3 NFC ce l'avevo blu ed era veramente un bellissimo colore. E un processo di colorazione molto più elaborato rispetto a prima. Il suo preferito, per esempio, vedi, è Black, perché sotto la luce esce una punta di viola, prugna È vero, praticamente, infatti si prugna. vede il riflessino. Sì, riflessino viola non è male. Colori suggestivi. Fate sapere nei commenti quale vi piace più. Se volete, anche qua nei miei commenti potete dire quale vi piace di più. Qualcuno scrive se il Pro è IP67. No, non l'hanno ancora detto. Ma qua stanno parlando di display. Ragazzi, io incrocio le dita per una cosa: 6,67 pollici dot display dot con 120 Hz di refresh rate. Tanta roba, ma soprattutto comodo il 240 di sampling del touch. Vi ricordo che più è rapido la frequenza di aggiornamento del touch, più è reattivo il telefono. E comunque 120 Hz, diciamo, rende comunque più fluida un po' tutta l'interfaccia. L'unico punto di domanda è 6 PS o se sarà AMOLED. Vediamo adesso se ce lo racconteranno. Anche se temo che di solito, se fosse AMOLED, te lo buttano subito lì perché dicono spec top, Andata, via. andata. Ti dico che è AMOLED e sono tutti contenti. Invece qua stanno un po' Qua non ce l'hanno ancora detto, correndo ai quindi ripari, prima i numeroni e poi. esatto. Gorilla Glass 6 per la parte frontale. Andrea Busato, quando torneremo con i display 5 pollici? Vai, ma ormai si va sulle padelle. È così. Michele, stiamo tutti aspettando AMOLED. Vedremo, vedremo. Ma Marcello parla con te o con me? Sei venuto ad Avellino? Sta parlando con me? Con te? Sei venuto ad Andrea, sei Avellino? venuto ad Avellino? Io sono venuto ad Tu sei ad Avellino, Avellino? sì. Allora sì, sei tu. Non sei riuscito a venire, mi spiace. Tra l'altro, avevamo fatto ad Avellino, devi sapere,
una colazione improvvisata, non c'era ancora il Covid, ahimè, c'erano dei tempi dove si poteva fare questa roba, è stata veramente un'accoglienza super da Avellino, tanta gente, veramente una bella realtà, ero andato a trovare Trend e Vice, tra l'altro. Sai cosa ho visto anche il video, cioè. Quindi sta raccontando ancora che appunto c'è la funzione di campionamento dell'audio a 120 Hz, dell'audio, scusate, del touch a 240 Hz e la frequenza di refresh dell'immagine a 120. Qui fanno un riassunto classico delle specifiche, non hanno detto che è AMOLED, quindi sarà sicuramente IPS. E forse è l'unico punto di domanda che ho visto finora su questo telefono, che sembra molto interessante, anche perché se poco mi dà poco, ragazzi, qua secondo me siamo sui 249-299 euro. Tra l'altro dual speaker, quindi speaker stereo, che fa sempre piacere quando guardi video Sì. YouTube così, avere lo speaker stereo, anche perché lo tieni orizzontale. Sono stati testati da Dixomark. Io su Dixomark non sono mai così convinto che siano super parte, soprattutto nelle fotografie. Ma non tanto che vengano pagati e diano dei voti alti a chi li paga di più, no. Però loro fanno delle foto in studio, cioè loro valutano i cellulari facendo foto in studio. Se tu fai una foto in studio, cioè non è come il punta e scatta, tante cose non le Vero. valuti, tipo quanto è veloce a mettere a fuoco, o quanto è veloce tra quando schiacci il display e quando scatta la foto. E quindi magari a volte Sì, telefoni che a me nell'uso non fanno vero. impazzire l'uso vero, là prendono un sacco di punteggio. Oh, attenzione, prezzo, 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 prezzo! Allora, 229 era l'X3 NFC, se non sbaglio. Tra l'altro, motore con l'asse sulla Z, quindi la vibrazione non zanzarosa, sai, a me dà fastidio un sacco. Cioè, quella è la mia. Ci punto sempre. La gente dice: ma perché Andrea? Ma che ci frega della vibrazione? Invece, per me è importante quando il feedback è proprio toc 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 o zanzaroso. Ha il jack delle cuffie, tanta roba, ha l'NFC e ha gli infrarossi. Sei mandato da MediaWorld a cambiare canale al televisore con gli infrarossi del telefono? Facevo anche mia Confesso. mamma a casa di nascosto. Quindi qua, riassunto le specifiche, Andre, buttali un prezzo. Secondo te quanto potrebbe costare Ma non l'hanno già questo detto? poco? No, quello era il prezzo dell'NFC, cioè quello dell'anno scorso. Ah, ok. Adesso queste sono le specifiche del Pro. Ma secondo me è un 3,49. No? 3,79 era così. Secondo me sì, sei su 359, 399, perché diciamo le spec sono top praticamente tutte, l'unica roba è il display IPS e secondo me siamo su quel prezzo lì. Qualcuno mi scrive se preferisco Oppo oppure Poco, sono due brand completamente differenti. Oppo punta sul più medio-alto di gamma, tant'è che i telefoni costano molto di più. Poco invece punta sulle spec, tante spec, magari tirare coi costi e dare un prezzo che adesso ci diranno molto competitivo. Allora, ha messo avanti le mani dicendo che non ci deluderanno, quindi vi dovete cuccare. Andrea, devi sapere una cosa, che Ok. ai cinesi piacciono i confronti, quindi fanno sempre i confronti su tutto. Parlano apertamente degli altri brand Parlano anche. apertamente gli altri brand, quindi adesso qua stanno facendo un confronto tra, io purtroppo non riesco a vedere perché ho la finestra piccolina e il monitor grande di Andre è svampato, prova a vedere se riesci Aspetta. a vedere, vediamo un po' se riesco a ingrandire qua. Comunque, ah no, ce l'hanno messo in grande, oh guarda, no, c'è ancora il punto di domanda, vabbè. Comunque, Poco X3 NFC è stato presentato a 269 versione con meno memoria 249. Oh, perfetto. Mentre questo nuovo X3 Pro, che ha delle spec superiori perché ha l'860 rispetto al 732, ha più RAM 8 rispetto a 6, UFS 3.1, che ragazzi le memorie contano tantissimo. Più che avere tanta RAM, UFS 3.1 rendono il telefono molto più veloce, perché molto più veloce a caricare. La RAM è quella memoria che serve per caricare, scusate, la RAM, cioè la UFS 3.1 è la memoria da cui il telefono ciuccia i dati, tipo per far partire un'app tipo Real Racing che pesa tanto, ovviamente non prende i dati dalla RAM ma dalla memoria, e se è UFS 3.1 è molto più veloce. Ma 249 euro la versione 6128, devo dire tanta roba per avere quel processore e quell'hardware, ma c'è un prezzo
Early bird, cioè i primi che lo comprano quando verrà presentato, lo 2029. pagheranno. Qua mi sento un po' l'imbonitore, è vero, sento un po' Mastrota. Ai primi che chiamano, le prime 10 telefonate, attenzione ragazzi, le prime 10 telefonate. Il televisore 24 Ta-da-da. pollici con Esatto, verrà offerto a. Questo punto di domanda vuol dire che ti aspetti un bel 299? Sì, ce l'aspettiamo, ma. Tanta 199. roba, tanta Titi, tanta roba, Andre, 199 euro e tanta 199 euro. roba. Cioè costa meno rispetto alla versione precedente? Costa meno rispetto alla versione precedente, con però attenzione, versione 628 che va benissimo, 628, 100, 100, Ok. e 249 la versione 8256. No, tanta roba. Mi faccio andare bene anche il display IPS. Joe scrive best buy totale, Vitali dice sono un profeta, e applausi per tutti, sì, no, direi applausi assolutamente sì, perché a 199 euro è tanta tanta roba. Però penso ci sia ancora qualcosa, ancora qualche sorpresina. Adesso racconta anche del 299 per la versione 8256 di partenza e mi aspetto un 249 di prezzo di lancio. Quindi prima il 249 non era il prezzo di lancio del Pro, ma era il prezzo del 6128 non scontato. Dai, basta con questi punti di domanda. Dici subito quanto ce lo dai il giorno 1, che tra l'altro vorrei capire. No, ma io ci avevo qualche appunto, perché un po' come aveva detto quando sarebbe stato il ponte, vedi, 249, ci avevamo beccato. 249. Quindi, riassumone, oh, ok, ho la data fino al 29 marzo, è la data del lancio, quindi del prezzo a 199 o 249 in base alla versione. Quindi, Snapdragon 860, quindi il processore praticamente top di gamma dell'anno scorso era l'865, questo è un pochino meno potente, ma proprio pochino, un pochino più efficiente. Batteria 5160 mAh con 33 W di carica, solo wired, non wireless. Display 120 Hz con sampling del touch a 2,40 con HDR10, LCD, non AMOLED. Cam 48, principale, 8 grandangolare, più 2, bokeh e macro, con NFC, jack per le cuffie, lo sblocco laterale, due SIM, la seconda è ibrida, infrarossi, raffreddamento a liquido. Chi ne ha più ne ha più ne metta, 199 euro per la versione 628, 249 per la 8256 il giorno del lancio, se no più 50 euro se li comprate più avanti. Joe Cap, Gale, tu quando lo avrai per recensirlo? Secondo me una settimanella. Qualcuno chiede se è 5G, no, non è 5G. Tra l'altro interessante che per 6 mesi c'è una garanzia gratis, compreso nel prezzo, che vi consente di sostituire una volta il display se lo rompete. Tanta roba. Per Non male, sì. chi Comunque fa. io punterei sul 2,49, perché per 50 Sì, euro. per 50 euro ci sta, 2,49. Però sai perché lo metto a 199? Perché tutti adesso diremo a meno di 200 euro, best buy. Perché Certo. è così. Cioè, perché adesso va provato. Però ultimamente, già dalle spec riesci a capire come va un telefono. Perché ormai, cioè, vendono provati veramente tanti, Componenti tanti, tanti. Ma sono quelli. facevamo prima un ragionamento con Andre mentre stavamo a fare un giro, che io certe sensibilità, magari sulla taratura degli ammortizzatori, sulla risposta del carro, così, non riesco a sentirle bene come lui. E lui mi fa: ma Andrea, cioè tu quante bici hai provato? Io ne provo tantissime e te la fai col Beh tempo. sì, la differenza c'è, anche se a volte magari può sembrare che è il marketing, la novità che viene venduta, però tante volte la differenza invece c'è, anche nelle piccole cose, poi comunque fai il callo e anche in poco tempo riesci già a sentire la Qual è la differenza tra un differenza? prodotto e l'altro. Ma proprio anche come anche nei telefoni è la stessa roba, cioè alla fine, avendone provati tanti, io le vedo tanto le differenze anche minime che magari l'utente normale non riesce a Vero, vero, leggerle. vero, assolutamente. Mi sono perso qualcosa? Parliamo della belva, detto. Parliamo della belva. Quindi ci sarà un qualcosa di ancora più prestante e a questo punto dai leak dovrebbe essere l'F3. E questo dovrebbe essere veramente una bestia perché qualcuno scrive perché le cam hanno meno megapixel del X3 NFC, non mi ricordo cosa aveva, 64 l'X3 NFC. Allora, ci ritorniamo dopo. Segniamoci questa domanda perché poi tra l'altro dopo questa live switcheremo live, andrò ospite di Apple
Poco, e quindi magari gireremo questa domanda direttamente al brand manager di Poco, ma Snapdragon 8 e 70. Anche qua è un processore, ragazzi, completamente nuovo. È il primo brand che lo utilizza. Se non sbaglio, è 5G l'870, e anche qua è un pelino sotto all'888. Quindi anche qua forse leggermente ottimizzato per quanto riguarda i consumi, ma comunque anche lui 7 nanometri come processo produttivo. Infatti vedete qua con 7 nanometri processo produttivo, 3,2 GHz di clock massimo, e anche lui è un octa-core con, qua vedete i core che sono divisi per 4 per dare efficienza al telefono, cioè sono quelli che si utilizza, che il telefono utilizza quando non lo stressiamo tanto, 3 di potenza quando giochiamo Real Racing, chat, Teams, eccetera, eccetera, e poi c'è uno che è quello che va quando il telefono è in stand-by, e tanto lì chi se ne frega delle prestazioni, basta che diciamo, arrivi il campo, la rete, gestisca la parte telefonica e i processi, ma non c'è bisogno che sia così veloce. Qua sta facendo un po' un confronto tra i vari Snapdragon, Kirin, eccetera, eccetera. Come vedete, rispetto all'865, che è il top di gamma rispetto dell'anno scorso, ha un clock più alto. E sta, rispetto sempre all'865, a prestazioni del 12% superiori. Quindi voglio dire, se pensate che ci sono i telefoni 865 che ancora girano benissimo, questa è veramente una bestia, senza magari andare ad avere il prezzo dell'888. È comunque 5G questo processore, quindi mi aspetto che sarà un telefono 5G. La GPU 10% più veloce, che poi voglio dire, diciamo, i fattori che fanno girare velocemente o lentamente un telefono sono veramente 100.000, quindi cioè, poi bisogna vedere anche l'ottimizzazione del sistema, però avere già un processore così interessante e soprattutto il primo brand che lo monta è sicuramente interessante. Maxim scrive: un top di gamma oppure un medio di gamma? Beh, per le spec per ora è un top. Se avrà anche il display AMOLED sarà sicuramente un top. Se ce l'avrà a 120 Hz, tantissima roba. Poi sempre da capire a quanto verrà lanciato. Rispetto all'X3 Pro, che aveva 50 frame rate di garanzia, qua ne abbiamo 58, quindi comunque le prestazioni sono sicuramente superiori. Anche lui sarà raffreddato a liquido. Quindi attenzione anche al sistema di raffreddamento. Mauro Rossi che mi chiede se il Moto Edge a 340 è un Best Buy. Sì, ti rispondo, se no me lo chiedi 162 volte. Flavio, conviene vendere l'X3 NFC normale per il poco? Sì, per l'X3 Pro direi proprio di sì, dipende poi quanto riesci a venderlo, ma secondo me lo step di prestazioni a naso, devo provarlo poi, ma sarà super super interessante. Qua stanno facendo lo stesso ragionamento di prima, cioè, vabbè, punteggio AnTuTu, sapete che per me lascia un po' il tempo che trova, ma comunque punteggio molto alto. Prima raccontava che anche qua per l'intelligenza artificiale è un processore che spinge tanto e quindi sicuramente la gestirà benissimo. Qualcuno chiede: i prezzi early bird del Redmi Note 10 non li hanno ancora annunciati? Stefano, dove si potranno comprare? Sicuramente su Amazon ci saranno. Adesso bisognerà capire quando usciranno in vendita, ma lì li troverai. Qualcuno mi chiede quando li avrò. Secondo me molto presto, secondo me è tempo una settimana e li avrò disponibili. Dove si potranno comprare? Ti ho detto, Amazon sicuramente, e non penso negli store fisici si troveranno, però su Amazon sicuro. Poi questa è una domanda che facciamo e faremo al brand manager, quindi me la segno da qualche parte per risponderti, anzi faccio rispondere direttamente da poco. No, Paolo, il GT penso non arriverà in Italia. Wi-Fi 6, quindi anche da un punto di vista Wi-Fi super banda, 2,7 volte più veloce del 5. Ovviamente bisogna avere un router Wi-Fi 6. Ander, tu c'hai un router? Tu hai un ottimo router, l'ho visto, perché c'è il Fritz. Sì, va abbastanza Non è bene. Wi-Fi 6, però ha stabilità top. Tant'è che stiamo facendo questa live, io ho
aperta lo streaming. Male, Il, posso male, male. dire. Adesso facciamo una storia Instagram. Aspetta, aspetta, Non lo aspetta. conosco, il tuo adattatore o il mio cavo? No, può essere anche il mio adattatore. Qua ci sta intanto dando un riassunto delle spec. Interessantissimo anche le memorie RAM DDR5, quindi ancora più veloci delle 4. 5G, come dicevo prima, UFS 3.1 e il Wi-Fi 6. Comunque, raga, siamo in live e. Oh, adesso c'è quello sistemato. Ma Ogni adesso, tanto cioè, qualche ok. momento di... Quando fai la storia è sempre così, ecco. Se, appunto, ho attaccato il bottone dal telefono e ha iniziato a riflicherare. Comunque, schermo 6,67 pollici. Ragazzi, amanti dei telefoni piccoli, mettetevi il cuore in pace perché sono gli anni dei padelloni. È così. Però, devo dire, i 6,67 pollici senza cornici. Bisognerà capire dimensioni e pesi, perché poi quello fanno tanto nell'utilizzo quotidiano del telefono, perché sai, il pollice del display dicono, ma non dicono tutto. Dot display, quindi foro nello schermo, in modo da avere una piccola incidenza della camera frontale, chissà se anche qua sarà la 20 megapixel che abbiamo visto anche sull'altro, ed è OLED, ragazzi, è OLED, sì. Questa è il diametro del foro, molto piccolo, 2,76 mm, quindi in teoria ha tutte le spec per essere un telefono veramente interessante, sicuramente un telefono che se la gioca per essere un top di gamma. Alberto, non continuare a scrivere la stessa domanda 42 volte, se non ti risponde perché non lo so, quindi ti metto un attimo in timeout. Eccolo qua. Però ha detto che non è un AMOLED qualsiasi e probabilmente sarà anche qua ad alto refresh, speriamo. Un AMOLED da top di gamma, quindi flagship AMOLED, ci ha detto il nostro amico cinese. 1300 nits di potenza di picco, tanta roba, mi immagino quando il sensore di luminosità viene colpito dalla luce del sole diretta. E beh, 1300 nits vuol dire che si vede bene sotto la luce del sole perché sono tanti, sono tanti. E questa nuova generazione di AMOLED risparmia il 15% di energia a parità di illuminazione rispetto alla precedente generazione. Vi ricordo che gli AMOLED, a differenza degli IPS, sono degli schermi autoilluminanti, cioè i pixel si illuminano, si accendono, non hanno una luce dietro che li retroillumina. Quindi risparmiare il 15% non è, secondo me, facile, e quindi tanta roba su questa nuova generazione. Mi immagino che avrà una batteria magari anche un po' più piccola, perché il display AMOLED, soprattutto se usiamo il tema nero, perché tema nero vuol dire pixel spenti, è sicuramente più efficiente rispetto a un IPS. Ovviamente HDR10 più, ragazzi, Cacren, vieni zigliano interessato, ma ovvio, cioè, non c'è una bicicletta qua, cioè, lui, anzi, grazie che mi hai ceduto lo No, ma mi piace studio. un sacco, io In sono realtà è molto molto appassionato tecnologico, di anche di tecnologia. droni. Sì. Lui fa Poi adesso mi FPV, sono preso con l'FPV, è finita. quindi tanta roba. Andrea mi saluti, sì, ciao Andrea, da Andrea. Vitali, Dolby Atmos, vedremo se sarà Dolby Atmos. Secondo me potrebbe essere di sì. Oh, questa è una cosa interessante. Sensore di luminosità a 360 gradi. Vuol dire che anche se c'è la luce che viene da un'altra parte e non becca direttamente il sensore di luminosità, lui lo capisce e te Qua la tanta alza o te roba. la abbassa. Quindi questo Ogni tanto è veramente un si casino. abbassa perché c'è la Sì, luce che non sì, sì. riesce a leggere il sensore. Sì. True display vuol dire, beh, lo sapete, tecnologia che va a settare il livello del calore del display, quindi un po' più giallo, un po' più blu, un po' più bianco, in base alla luminosità, cioè alla luce ambientale, E Kelvin. esatto, per non affaticare l'occhio. E non ci ha ancora detto la frequenza, o me lo sono perso io, magari scrivetemelo nei commenti se me lo sono perso io, ma non ho ancora visto.
non ci ha detto niente della frequenza, quindi forse sarà a 60 Hz. Di solito quando non dicono è la spec, diciamo, più bassa quando non la raccontano. Parleranno adesso di gaming. Ma io mi sono sempre chiesto, Vai. nel mondo degli smartphone, c'è tanta gente che utilizza lo smartphone per il gaming? Perché ne parlano sempre nelle presentazioni di... Secondo me non tantissimissima. Chi è appassionato di giochi ha una bella console, un Ma PC. infatti, perché immagino il gamer ha cioè, o il PC o la Sì, secondo me console. sui telefoni hai più quei giochi passatempo. Cioè, c'è quella Ok. mezz'oretta, quell'oretta, quindi il vecchio Snake, passami il termine, ce ne sono un milione, però secondo me non è tanto. Tant'è che i telefoni da game ci sono, non sono tra i più venduti, ma soprattutto nel. Oh, attenzione, stiamo perdendo una cosa, ti rispondo dopo. 360 Hz il sample del touch, quindi sarà super sensibile, e a questo punto deve essere almeno 120 Hz la frequenza del display, sicuro. Sicuro, sì, 120 Hz, quindi. Tanta roba, display E4, 120 Hz e 360 di sampling rate. Tanta roba, brava, poco, brava. Spero che mi stupirai col prezzo anche qua, poi facciamo anche qua il toto prezzo. Comunque ti dicevo, i telefoni da game, rispetto ai telefoni non da game, come questo è un telefono diciamo per tutti, non è stato studiato Certo. specificatamente nel game. Non hanno dei pezzi così diversi, cioè nel PC tu hai, che ne so, Sì, no, la GeForce 3080, 3080 così, che 3090. rispetto a una scheda integrata ha tutte altre prestazioni proprio per giocare. Sui telefoni no, il telefono top che ha l'Adreno 6, quel che è uguale al telefono da gaming che ha sempre l'Adreno, cioè i pezzi sono quelli. Poi magari qualche ottimizzazione sui trigger, sul raffreddamento, però sono ottimizzazioni piccoline. Ti dicevo che vedi che ai cinesi gli piace fare confronti, quindi differenza tra il display del Samsung S21 5G con quello del Poco F3. Qui ve lo racconterò. Sicuramente il Poco entrerà in quel confronto che faccio sempre verso giugno, quando sono poi usciti un po' tutti i top di gamma di tutti i produttori, e vi racconterò com'è la differenza dei display. Game Turbo è praticamente un tuning del GPU che permette di giocare i giochi in maniera più diciamo coinvolgente, a frame rate più alto, però il discorso è quello che ci siamo fatti un po' prima. Cioè, è un po', secondo me non c'è tantissima gente che gioca hard. Dual speaker, quindi assolutamente speaker stereo. Fotocamere, probabilmente ce le racconteranno dopo averci raccontato degli speaker, degli altoparlanti. Giova Guz, danza, mi fai un riassuntino che stavo facendo i compiti, ma te lo faccio super veloce. Hanno presentato, me lo sono segnato qua, X3 Pro, ti dico Best Buy, vai sul blog alle 14 troverai l'articolo, 199 euro, processore top, e adesso stanno presentando il Poco F3. Ci stanno raccontando delle spec, ma non hanno ancora dato il prezzo. Dolby Atmos, quindi qualcuno che prima chiedeva se ha il Dolby Atmos, sì, ce l'hanno appena detto. E quindi ottimizzazione del suono dai due altoparlanti. Ci manca solo di capire le cam e poi siamo a posto. Iniziamo col toto prezzo, perché ormai sappiamo praticamente tutto. Sappiamo il processore, che è top, perché l'870 è il primo telefono, tra l'altro, che lo monta, ma è solo un gradino sotto l'888 ed è superiore all'865. Audio stereo, display Super AMOLED 120 Hz, 360 di sampling del touch. La batteria mi sembra che non ce l'abbia detto. Type-C uscita video, penso di sì, perché tutti i telefoni che hanno questi processori top hanno l'uscita video dalla Type-C, però ovviamente questo non posso saperlo, dovrei provarlo. E vediamo un po', qualcuno scrive 449, qualcuno 399 con early a 349, Lorenzo 349. 49 499 Christopher, e poi 478 non esiste, non faranno mai un qua, al massimo 449 o 499 e 3, beh, 329, 299 o 329 li trovo un po' troppo bassini, perché sinceramente le spec sono proprio il costo dell'hardware, mi sembra prezzi un po' difficilottini. 339, 599, 499, addirittura Simone 799, no, 799 no, 799 non è un prezzo da poco. Andre, 25 euro, hai vinto tutto. Poco sul fallimento, poco fallite in un anno.
Ma quando vieni con Zigliani a vedere i sentieri della campagna, Sì, un sarebbe po' fuori bello fare vado, un tour, è un un po' po' fuori fuori ma in vado, bici non basta l'autonomia delle nostre bike, non ci infatti. bastano. Anche lui, quindi anche il Poco F3, ha il motore della vibrazione lineare, quindi un feed che dovrebbe essere molto preciso. Tanto, raga, voi dovete sapere che sono quasi le 2. Cioè, Andrea non ha fatto colazione. Abbiamo lì il Il pranzo cibo. che si deve Andre, aspettare. dai, mangia, No, mangia, ma va, non mangia, dai, mancherebbe, no, Andre, ti ti prego. aspetto. Andre, mangia, dai, No, ti mangia, dai. aspetto. Vabbè, grazie, sei un amico. Allora, Ci mancherebbe. riassunto delle spec. Quando c'è riassunto, poi si passa al prezzo. C'è il solito giochino. Questo costa è questo, questo costa questo, questo costa quell'altro. Quindi aspettiamocelo. Comunque, Snapdragon 870, ottimo per i giochi, grazie anche al raffreddamento a liquido. 120 Hz display, Super AMOLED, vibrazione, lineare, due speaker, 360 Hz di touch sampling, quindi di frequenza di scansione del touch e Dolby Atmos con iRes Audio. Quindi diciamo che le spec ci sono assolutamente tutte. Diciamo che i prezzi di lancio stanno alzando. Adesso c'è un Giuseppe che dice 449, un Marcello 599 e Vitali butta lì un 299 Best Buy. 299 penso veramente difficile con queste spec, però se fosse 299 sarebbe assolutamente da comprare a mani basse. Video che ci fa vedere comunque il design di questo telefono, che è anche piacevole. Le cam posteriori con questi due occhi grandi, mi immagino, mi sembra di averne viste tre di cam. La bestia, soprannominato, e carino anche il design, abbastanza iconico con questo ovale. Ti piace, Andrea? Un po' particolare, un po'. È molto molto bello. Molto bello, sì, è vero. Poi non c'ha 400 fotocamere, quindi No, è sembrava bene. vero, quindi il marketing qua ha cannato qualcosa, dovevano mettere 62 fotocamere. Bianco o nero? Su questo non saprei, perché il nero forse è un pochino più elegante, il bianco c'ha quella cam lì nera che è un po' vistosella. Però veramente gusti, immagino che sia totalmente in vetro, sono quasi certo, viste le finiture. C'è un altro colore, un altro tipo di belva. Mi piace come questa presentazione. Sono immaginato come una creatura marina, quindi potrebbe essere. No, mi immaginavo sai cosa io? Un verde palude, prendete il Pure mostro di ho il Loch Ness. leak ho il leak come la catena, la cassetta migliore della bici. Allora, è deformazione professionale, dovete sapere che ultimamente vanno di moda i trattamenti che ti fanno tipo arcobaleno, fanno un Sì, arcobaleno molto sul iridescente molto con il filo, iridescente, sì, molto fighe, e sarebbe bello fare un telefono così. Posteriore in metallo, sì, con magari quel pesante, trattamento però lì. con quel trattamento lì, sarebbe da suggerire a qualche brand. Ma perché? Perché non fanno il telefono col posteriore in metallo, che sarebbe più resistente e meno fragile? Secondo me perché prendere botte Dici? rimane, Beh, meglio le spiccate, botte però, comunque, perché che è il un vetro telefono rotto. In effetti, rotto. non lo so, buttiamo lì, perché non fate le back? Una volta le facevano quando c'erano i telefoni che si aprivano, qualche back era in alluminio. Adesso non le fanno più, adesso o vetro o plastica. Sarebbe comodo. Lo so, ma sai quanti sarebbe? Attenzione perché 196 grammi, 7,8 mm, quindi pare anche abbastanza maneggevole, perché i telefoni che stanno sotto ai 200 grammi in teoria sono quelli un po' bilanciatini, dove si riesce a utilizzarli meglio. Tra l'altro 7,8 mm, tanta roba, molto sottile. Quindi anche sulle spec ci siamo, sulle spec, cioè sulle dimisure. Batteria 4520 mAh, che secondo me col display AMOLED di ultima generazione, che risparmia un po', farà sicuramente, lui dice 2 giorni, magari non giocando a Real Racing o a COD tutto il Sì. giorno, come c'è da vedere, però io ci arriverò sera col 20%, secondo me a naso, così dalle spec, butterò lì anch'io una mia scommessina, e ci sta perché è equilibrato, perché sai, i telefoni, anche quello di prima, hai visto, il Poco X3 Pro con la 5100 comunque pesava molto di più, cioè sfondava i 200 Sì, grammi, quindi la vero. batteria è quello che pesa tanto, e fare un telefono bilanciato, secondo me, paga più che non avere una batteria enorme. Tu, per esempio, il tuo c'è cioè un mattone che è una batteria, però pesa anche. Però Sì. quante cadute ha fatto? Ma sai, l'ho tirato sull'asfalto, robe Super stress rugged. test. Poi c'è la modalità Poco F3 Stamina e la carica anche qua è a 33 watt.
Però non mi sembra di vedere la carica wireless, quindi solo carica cablata a 33 watt e il caricabatterie naturalmente, dicono loro, è compreso nella confezione. Ecco, questa è una cosa che invece non mi piace, piccola tirata d'orecchio a poco, ti tiro poco l'orecchio, perché il sensore di impronta laterale di fianco rispetto a quello sotto al display non mi fa impazzire, però con Andre prima abbiamo acceso una discussione su Sì, questo, per me è comodo invece perché per lui è quando il molto comodo, telefono. prendeva un telefono, tac, e sblocca rispetto all'S2 e anche l'S21, giusto? S21 che dice sotto al display faccio un po' più di fatica, soprattutto qua, magari quando sei in giro, Magari mani poi sporche, sì. così. Vero, vero, quello è vero. Quindi, riassunto delle specifiche che sono assolutamente da top gamma e anche molto equilibrato, mi piace il fatto che sia sotto i 200 grammi, che sia abbastanza sottile, 7,8 mm, quindi interessanti le spec. Manca il prezzo, che sarà sicuramente super interessante anche lui, visto che stiamo parlando di un poco. Giusto, non ci avevamo ancora raccontato la fotocamera, ce l'avevamo fatta vedere, ma non ce l'avevamo raccontata. Camera principale 48 megapixel, più una ultra wide da 8 megapixel a 119 gradi. Mi sembra che siano le stesse spec dell'X3 Pro, quindi poco che ha puntato poco magari sul comparto cam, però c'è la telemacro, telemacro che è quella cam che vi consente di fare foto tipo effetto microscopio, diciamo così, che vanno tanto a fare una macro. Quindi devo dire tre camere tutte e tre utili, poi da dire, è più utile la zoom 3x, è più utile il microscopio, sarebbe utile averle tutte, però questione di scelte. Poco non ha mai puntato a dire faccio il camera phone, faccio le foto più belle del mondo, ha sempre puntato sul prezzo, rapporto qualità-prezzo, quindi mi aspetto veramente una grande sorpresa su quello. Qualche esempio di foto fatta dall'F3 sono sempre bellissime, ovviamente. Sì. Non Perché noi con i telefoni sgrausi non riusciamo a fare queste foto? lo Non lo so, so. misteri. Qui differenza tra ultra wide e camera normale, quella da 519 gradi. Ci sta raccontando cosa vuol dire ultra wide, ma caro amico che ce lo racconti, lo sappiamo. Noi che seguiamo poco, e noi che compriamo poco, e noi che riteniamo Best Buy poco, sappiamo tutte queste cose, però ci sta, starà parlando, è una conferenza global a tutto il mondo. È stata messa una superficie e fotografato il riflesso sul retro. Ok, molto creativo questo scatto. E questi sono gli scatti della telemacro, quindi per fare degli effetti molto particolari. Poi è anche vero che per mettere in uno studio una palla con dietro due LED, ci spendi 50.000 euro per fare la location e poi Per fare uno scatto la figo. fotografia e l'illuminazione, È quindi vero. anche con delle camere da pochi euro si possono fare delle foto fighe. Allora, qua ci fa vedere delle nuove video feature della bestia. Ci sono le. Ah, ok. Li avevamo già visti sulla MIUI 12 di Xiaomi, questi effetti. Magic Zoom è fantastico. Praticamente hai quell'effetto alla. Era Hitchcock che la usava. Aiutatemi nei commenti. C'era un famoso regista di film horror che mi sfugge in questo momento, che usava questo effetto che. Tu ti allontani, si Effetto allontana lo vertigo, sfo. Bravissimo, ma si l'hanno avvicina. usato con lo squalo per la prima volta. Ma chi è il regista che lo ha usato tanto? Ce n'è proprio un regista iconico. Vabbè, non mi viene il Comunque io sto nome. facendo vedere un po'. Questo invece è il video che specchia in orizzontale una parte Stranger sopra e una Things. parte sotto. Molto Stranger Things. Però sotto bisognava avere un po' di nebbiolino, un po' di nevetta, un po' di bianco e nero. Ah, che figo c'è anche il blur Sì, nell'inquadratura. c'è l'effetto bokeh nell'inquadratura anche, live. Dolly Zoom, Jacopo, Alfred Hitchcock col Dolly Zoom. Siete grandissimi, mi venite sempre in soccorso. Time Freeze, l'abbiamo visto anche prima nell'X3 Pro, ovviamente la possibilità di fermare lo sfondo e continuare a girare il video in primo piano. E bene che questi effetti, che sono da telefono Pro, perché devono avere un processore di un certo tipo per riuscire a essere implementati, vengono portati anche su F3, perché diciamo il software, il sistema operativo è sempre la MIUI 12, e quindi quello di Xiaomi. Vi ricordo che
MIUI 12, che è sì sui Poco, ma Poco è un brand a sé stante, quindi Poco non è più Xiaomi. E vi ricordo che finita questa live mi trasferirò, magari vi metto il link sulla storia Instagram, ospite di nuovo Andrea Crociani, General Manager di Poco Italia, per porgli tutte le domande che voi avete fatto a me e di cui io non avevo risposta. Anche l'audio zoom, quindi quando si va a zoomare con il video aumenta il guadagno del microfono praticamente, quindi Ok, zoomi ma un po' anche l'audio. direzionale anche Solitamente quando c'è l'audio zoom, sì, è direzionale su dove stai zoomando e ci fa sentire appunto che più si zoom più si sente l'audio. Effetto vertigo, ti piace Stranger Things? Ma ragazzi, io sono figlio degli anni 80, cioè per me è come tornare bambino. Adesso, Andre, tu sei più giovane, quindi magari quei periodi non li hai vissuti, con quei sono vestiti. stati tutti i film, insomma, che passavano in TV anni 80. Ritorno al futuro? Goonies, Te lo sei beh, visto? sono uno dei miei film preferiti, quindi. Grandissimo! I Goonies, mamma Eh sì, mia. vabbè, alla fine Stranger Things è un po' i Goonies Sì, è vero, è vero. trasportato. Recap delle specifiche, poi mancherà solamente il prezzo per decretare sulla carta se sarà un Best Buy o meno. Poi, ovviamente, il bollino del Best Buy lo vedrete sì, no, dopo la mia recensione nel video. Ma già dalle spec e dal prezzo possiamo immaginarci lo Best Buy oppure no. Daniel che chiede se domani farò la live su OnePlus. No, purtroppo non ce la faccio, raga. Domani sono in giro per il mondo. Ma, dico solo ma. Ritorno al futuro è anche il film preferito di Christian, grandissimo. E, qualcuno scrive 299. 299 sarebbe veramente un prezzaccissimo, cioè sarebbe veramente un Best Buy sulla carta, 299. Luca tra i 449 e i 499 sta facendo il riassunto delle spec, quindi per questo leggo un po' i vostri commenti e vi rispondo. Il live il zoom lo aveva già HTC su U11, certo, ma cioè, ci sono tanti altri telefoni che ce l'hanno, ma anche il display 120 Hz, non è che ha inventato niente poco. Sta mettendo delle spec tutte interessanti in un telefono che adesso vedremo quanto costa, ma potrebbe essere molto interessante a livello di prezzo. Qualcuno scrive che palle ste padelle di smartphone. È così, ragazzi, gli smartphone piccoli praticamente non li fanno più, però peso sotto i 200 grammi e spessore sotto gli 8 mm, tanta roba da un punto di vista dimensionale. Can all'NFC? Sì, all'NFC. Qualcuno scrive tombola, ci sta. Oh, ne approfitto per fare una domanda a Zili. Intanto su giù c'è un recap. Ne approfitto perché vedo che c'è l'esperto. Per iniziare con l'iBike, la Canyon Neuron è una buona bici? Assolutamente sì, però ragazzi il discorso è quello che fai te sempre anche con la tecnologia, devi cercare di capire qual è la bici migliore per il vostro utilizzo. Ovvio che se uno mi dice voglio una bike ma io faccio discesa tutti i giorni su robe scassate della morte, forse la Neuro non è la scelta giusta, andrei più su un enduro, una bici un po' più aggressiva. Se uno Invece mi andate dice vado sul lungo lago, lungolago a fare la passeggiata, vado a fare la spesa in città, una bici più tranquilla è giusta. Dipende un po', dovete cercare di capire qual è la vostra necessità, come è lo vero, Andrea. impiegate. Allora, sta arrivando il prezzo, quindi c'è un po' quel Infatti, oh, però è la moda. come dicono anche a me sempre: ma che telefono compro? Io dico: ma vabbè, ma cosa ci fai col telefono? Cioè, io rispondo sempre così, come hai detto giustamente, perché non è che c'è un telefono che va bene per tutti. Quindi sto facendo una comparison tra, anche qua, troppo piccolo, quindi non riesco a vedere cosa sta facendo la comparison, però forse me lo becco la grande. Sta facendo un pochino di riassunto. Vabbè, comunque, saranno stati tutti i telefoni top. Quindi parte da 349 il 628, il che mi fa subdorare che early bird. Price, quindi prezzo della vendita in anteprima 299 euro. Ma come ci ho beccato? Ormai sono quei Sei 50, un ormai sono un mago. mago. Oh. No, ragazzi, 299 tanta roba, perché 299 voglio dire con le spec che abbiamo visto, ecco, forse l'unica debolezza la vedo nella cam da 48 megapixel non stabilizzata otticamente, ma oh, 299, cioè se pensiamo che questo processore viene montato su telefoni da 800 euro, anzi anche di più, Ma memoria 1000 euro. espandibile? No, qua c'è la memoria fissa. In quello di prima, Ok. nell'X3 Pro è espandibile, qua memoria fissa, quindi qua ha senso prendere il 256, costerà sicuramente 50 euro in più. Infatti, vedi 399, e secondo me
prezzo di partenza nei primi giorni di vendita sarà 349, quindi 349, 8, 256, tantissima roba. Tanta tanta roba se cercate delle spec al top. Bomba, è vero. Johnny Saha dice bomba. Antonio Giordiano, siamo tutti felici. Più felice ancora poco, se lo comprerete. Vincenzo Cappelluti, poco sarà la nuova OnePlus. Ci manca poco. Che cagata. No, ci sta. Sì, perché OnePlus negli ultimi anni ha cambiato un po' la sua visione, ha alzato i prezzi. Ci sta che poco questi brand emergenti che sono nati da pochissimo per farsi vedere facciano dei prezzi veramente super interessanti. Francesco Servetti, 8256, se non è Best Buy questo, non so cosa lo sia. Sulla carta assolutamente sì, poi magari lo proviamo, fa schifo, cioè mi rendo conto che il display magari è marcio, che la batteria dura poco, però non penso. Quindi immagino che vada tutto bene. Qua vedete dove si può comprare. Questa è la conferenza global, quindi lì c'era anche Gearbest, questi qua in Italia sicuramente Xiaomi, buonanotte, sicuramente Amazon. Bisogna capire se verrà venduto anche dai Mi Store, non penso, perché poco non è più Xiaomi, non c'entra più niente con Xiaomi, quindi poi questa è una cosa che chiederemo ad Andrea Crociani. Direi che abbiamo detto praticamente tutto. I prezzi sono stati annunciati, la collezione punta, magari c'è un one more thing, magari ci dice che annunciano qualcos'altro, vediamo. Uno è ovviamente 4G, uno è 5G, tutti e due hanno un rapporto qualità-prezzo incredibile, concordo su questo, concordo assolutamente. E sì, è finito, quindi adesso datemi 4 minuti per cambiare diciamo, lo stream, perché vado live con Andrea Crociani di Poco, al quale potremo fare un sacco di domande. Un sacco di domande, le vostre e niente. Vado e torno in poco. Ciao a tutti! Ciao Andre, sei stata un'ottima spara, è stato divertente.